Benvenuti ragazzuoli, il 21 giugno, quindi praticamente stiamo parlando di qualche giorno, ci sarà il Campfire di Blizzard. Vi ricordo che sarà alle 20, lo seguiremo sempre in live su Twitch. Ma nello stesso giorno ragazzi ci sarà anche l'uscita del DLC di Elden Ring, quindi avremo anche Shadow of the Erdtree in contemporanea allo stesso Diablo. Quindi dovremmo seguire entrambi gli eventi, o perlomeno un evento, e giocare anche l'altro gioco. Sarà un pochino un pastrocchio, però troveremo il modo anche per questo. Penso che inizieremo la live giocando a Shadow of the Erdtree, poi ci collegheremo ovviamente per il Campfire di Blizzard. Perché questo Campfire è abbastanza importante? Perché vi ricordo che la stagione che sta per arrivare, quindi la stagione 5, durerà soltanto 2 mesi, non più 3 mesi. Quindi sarà una stagione ancora più di passaggio di questa qui, perché vi ricordo che questa lo è stato perché ci sono state delle meccaniche nuove, quindi implementazioni particolari che servivano a far comprendere a tutta la community di Diablo quale strada stesse prendendo Blizzard. Tutto ciò era stato già testato nel PTR e comunque stava riscontrando un notevole successo. Ora che queste meccaniche sembrano essere ormai assodate, Blizzard ha deciso di avviare un altro Campfire per andare anche a parlare nello specifico di quello che arriverà non solo nella stagione 5, quindi i poteri che ci saranno, il nuovo tema, anche se comunque con 2 mesi non so quanto avranno potuto inserire per evitare di andarsi a mangiare qualcosa di davvero importante e di succoso, che di solito dovrebbe durare un pochino di più. Più che altro avremo delle notizie importanti in merito al PTR, cioè tutti i giocatori che purtroppo saranno soltanto su Battle.net, quindi stiamo parlando utenti PC, potranno testare, quindi il reame pubblico di prova, direttamente su Battle.net. Quindi cosa vuol dire? Che la stagione 5, quella che arriverà e avrà delle nuove appunto notizie, quindi tutto quello che concerne i poteri, questo lo andremo a vedere direttamente sul PTR. Però quello che in realtà poi a noi interesserà davvero saranno le nuove meccaniche che andranno a implementare poi nella Season 5. Quindi cosa succede? Il 21 alle 20 seguiremo questo evento live e vedremo effettivamente cosa succederà. Però allo stesso tempo vi ricordo anche che uscirà Shadow of the Erdtree, quindi il DLC di Elden Ring. Noi chiaramente lo porteremo anche in live. Ora sarà un pochino un pastrocchio cercare di andare ad inserire un pochino la live di Elden Ring, la live di Diablo, perché comunque dovremmo fare un pochino di cose contemporaneamente. Vi farò anche un sondaggio direttamente su community, quindi ogni tanto passate da lì per cercare di darmi anche le informazioni a riguardo, perché vorrei capire se voi preferireste vedere magari in generale durante le settimane che arriveranno una live un po' con Elden Ring, un pochino con Diablo, oppure solo full immersion Elden Ring. Giusto per capire un pochino come dobbiamo muoverci. Per quanto mi riguarda ovviamente porteremo video sia su Diablo e sia magari su Elden Ring, se ci sarà qualcosa di interessante da dire o qualche guida da fare anche per i nuovi giocatori, o semplicemente per quelle cose che andremo a scoprire man mano. Secondo me è alquanto importante. Poi per quanto riguarda Diablo ragazzi, queste nuove meccaniche adesso sappiamo che sono ormai assodate, quindi parliamo della tempra e parliamo del masterworking, però è chiaro ormai a tutti che il discorso della rangi sta creando un pochino di problemi, perché tutte le volte che si fa fatica già a trovare uno o due o tre great affix per qualcosa che ci potrebbe servire, il più delle volte rischiamo di buttare le armi per via della tempra. Ora sono molto curioso per vedere se nel PTR avranno pensato ad un qualcosa che ci verrà un pochino incontro. Perché sembra una cosa abbastanza banalotta e che magari ci si può far caso, perché come vi ho detto nei precedenti video, la Steepock ha questa più o meno tipologia di RNG, però qui mi sembra un attimino più pungente. Il rischio è di trovare qualcosa di importante e poi cestinarlo. L'avete visto in live quante volte è successo a tantissimi di voi e vi state lamentando spesso di questa cosa, quindi credo che alla fin fine prima o poi qualcosina l'andranno ad inserire per andare a mitigare questo problema, perché quello che si fa nel gioco è cercare di minmaxare, e quindi il minmaxing si fa come? Cercando i pezzi migliori, perché una volta che avrete portato tutto al 12° livello di masterworking, quello che vi interesserà di più sarà appunto cercare tutti i pezzi col great affix per poi cercare quelli e masterworkarli e temprarli. Ma se questo non si riuscirà ad ottenere, ovviamente sarà molto più complicato poi arrivare alle vette più alte del pit. Quindi vedremo cosa riusciranno a tirar fuori. Io sono molto curioso e spero tanto che questa stagione, nonostante sarà di passaggio, perché la Season 5, vi ricordo, che durerà appunto soltanto 2 mesi, possa essere una degna stagione di essere giocato. E quindi non niente di frettoloso, soltanto per coprire quel buco che ci distanzia dall'8 ottobre, in cui finalmente uscirà Vessel of Hatred, quindi l'espansione di Diablo 4, che tutti quanti stiamo aspettando da tantissimo tempo
per via delle cose che comunque arriveranno e che magari implementandole nel gioco potrebbero rendere questo gioco davvero molto più completo. Vedi la parte in cui si potrà collaborare. Quindi io sto aspettando queste famose incursioni, questi raid. Spero vivamente che si potranno fare in un certo modo e che, a mio avviso, potrebbe essere interessante anche un pochino giocare con dei ruoli specifici. Però, come vi ho già detto, vorrei che aggiungessero anche il guardaroba per rendere più facile, insomma, questo switch delle build, per poter fare un pochino di tutto, per aggiungere varietà al gioco e soprattutto sentirsi che con una singola classe si possono fare più cose, evitando di dover fare sempre un personaggio da capo, che questo potrebbe piacere ad alcuni, ma ovviamente non piacere ad altri. Quindi vi ricordo l'appuntamento: alle 20 del 21 giugno saremo in live. Noi ovviamente partiremo molto prima con la live, perché vedremo quando sarà scaricabile ovviamente Shadow of the Erdtree, perché nel momento in cui riusciremo a scaricarlo incominceremo a giocarlo. Come vi dicevo, vi lascerò questo sondaggio su community, voi naturalmente fatemelo sapere qui sotto nei commenti che preferenza avete anche per quanto riguarda Twitch, come dovremmo gestire questa live, perché per quanto mi riguarda potremmo fare anche un po' di Diablo e un pochino di Elden Ring, oppure possiamo fare delle volte una giornata totalmente Diablo e una giornata totalmente Elden Ring. Insomma, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto rispondete a quel sondaggio, perché mi dareste una grossa mano per capire anche la vostra preferenza. Vi ringrazio come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Da Dalkan è tutto, ci vediamo su Twitch in un prossimo video. Ciao!